bandiera, forza, forza, davanti all'ambasciata, siamo qua per questo. Con tranquillità, pacifica! Brava, registrate tutto quello che c'è da registrare, ovvio. Siamo qua solo per far vedere una bandiera, nient'altro. E non ci fanno passare a 10 metri di distanza. E non abbiamo armi. E non abbiamo armi. Non abbiamo nulla. Il dittatore Putin non merita rispetto, deve vergognarsi. Sono decine i gay arrestati in Russia nel silenzio dell'opinione pubblica mondiale. Il nostro presidente, ex presidente del Consiglio, per fortuna, è stato l'unico presidente del Consiglio ad andare in Russia, mentre Obama, la Merkel e gli altri leader europei non sono andati. Non è possibile far finta di niente di fronte agli interessi economici della Russia. Non ci fate passare, ma vergognatevi! Siete con la bandiera ci bloccate! Siete ridicoli! Fateci passare! 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 Putin! Assassino! Putin! 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 Putin! Assassino! Putin!
giustizia oppure no? Corrotto. Forzare vuol dire forzare con la forza. Ci sono tutte le donne andassero dietro, per i maschi. La polizia dovrebbe aver paura del Rembo. Questa è la bandiera della pace. Questa è la bandiera della pace, un simbolo universale di pace, di tolleranza e di rispetto. I movimenti per i diritti civili non sono violenti. I violenti sono in Russia. I violenti sono quelli finanziati e foraggiati da Putin, da chi va alle Olimpiadi come l'ex presidente del Consiglio Letta, che per fortuna è un ex presidente del Consiglio, che se l'ha fregato nella violazione dei diritti dei gay in Russia, dello sterminio di decine di migliaia di cani randagi, dell'uccisione di decine di giornalisti indipendenti, dello sterminio di 200.000 ceceni, del silenzio e dell'indifferenza dell'opinione pubblica mondiale. Sono pochissime le testate e le televisioni che hanno il coraggio di dire la verità sulla dittatura in Russia, sulla dittatura di Putin, che ha un potere economico immenso. Il simbolo della pace è un simbolo che non deve far paura alla polizia. Ragazzi, una bandiera, cioè era una bandiera, nessuno una bandiera. Ma che cosa? Con l'assassino che stanno in giro, con le vostre forze spiegate per povera gente. Vogliamo solo esporre una bandiera. Questa bandiera è una bandiera che si
simbolo mondiale della pace. Questa bandiera è una bandiera che ormai porta la Casa Bianca per dire no al dittatore Putin, no ad una posizione di un'unità di giornali insanguinate di soci, perché il presidente Obama ha avuto quelle palle che il nostro paese non ha avuto. Che sta succedendo, Marco? Ma, siamo a via Castro Pretorio, che è proprio nelle adiacenze dell'ambasciata russa. La polizia ha deciso che questa, diciamo, piccola manifestazione di alcune decine, forse un centinaio di manifestanti, non si possono avvicinare all'ambasciata perché è tenuta come un bijou. Credono forse che queste persone siano animate da violenza, ma non è così. Allora qui a via Castro Pretorio è stato inscenato adesso un blocco stradale, diciamo. C'è la polizia che sta correndo da una parte, adesso sono arrivati i poliziotti che cercano di parlare con... Cercano di parlare con i manifestanti che sono seduti sulle strisce pedonali. C'è un grande striscione per terra, però la polizia è tranquilla, anche se hanno portato gli scudi, i caschi. Sta ancora girando? Sì. Ora proviamo ad avvicinarci, così vediamo un po' cosa accade. C'è il traffico bloccato. E ci sono queste, i manifestanti di varie associazioni, ci sono delle bandiere della pace, e genitori Rainbow, il circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, il partito animalista, ci sono cartelli, ci sono tutte le persone sedute per terra su questo drappo di colore arcobaleno. La polizia però è tranquilla per il momento, disagi direi pochi perché il traffico in ogni caso sta defluendo, e adesso cerchiamo di vedere che cosa succede.
La richiesta dei manifestanti è quella di poter manifestare davanti al cancello dell'ambasciata russa, e per questo che è stato scenato questo sit-in, un vero blocco ma che non crea grossissimi problemi per il traffico, perché comunque le macchine riescono a passare. La polizia per adesso è tranquilla e quindi seguiremo un po' l'evolversi della situazione, anche se la polizia ha, diciamo, imbracciato i manganelli, gli scudi, i caschi, si vede qualche fotografo, e adesso seguiamo un po' come andrà a finire questo sit-in. Adesso la prima persona viene portata via, viene allontanata dalla polizia. Seguiamo quello che sta succedendo. Evidentemente, qui c'è una signora. C'è una signora anche di una certa età che la volevano imbracciare i poliziotti, però hanno desistito. Adesso stanno provando con un altro manifestante a portarlo via, caposervizio. C'è la polizia, sta cercando di darsi da fare per spostare queste persone. Dobbiamo dire che non ci sono, a quanto pare, altri giornalisti, se non telecamere private, macchine fotografiche però dei manifestanti, e vediamo un po' come si comporta la polizia, sperando che non ci saranno atti di violenza. Adesso i manifestanti si chiudono a riccio, sempre seduti per terra, e cercano di prendere uno per uno i manifestanti per toglierli dalla strada. E ripetiamo, l'obiettivo dei manifestanti era semplicemente quello di manifestare davanti ai cancelli dell'ambasciata russa, ma evidentemente le forze dell'ordine hanno deciso che non doveva essere così. Adesso provano di nuovo a spostare delle persone che fanno una resistenza non violenta, passiva, possiamo dire in tipico stile gandiano. Per adesso non abbiamo visto atti di violenza, speriamo di non vederli, di non vederne. Per adesso i manifestanti continuano a resistere, sempre qui a via Castro Pretorio, a Roma, che è un po' a metà strada fra l'ambasciata russa e la stazione Termini. Se ne alza uno, se ne siedono altri. Continuiamo a seguire un po' cosa succede. Adesso sono arrivate anche delle telecamere. C'è una persona che viene portata via con la forza. Lo stanno spintonando. Staremo a vedere se praticheranno anche dei fermi. Speriamo di non dover vedere scene come si sono viste appunto a Sochi, con il fermo duplice di Vladimir Luxuria, che soltanto per aver sventolato una bandiera arcobaleno con su scritto gay, ok, russo, è stata fermata ieri sera e nuovamente oggi, e quindi le associazioni della comunità LGBT romana si sono dati appuntamento in questo flash mob di questa sera, annunciato ieri, per manifestare tutto il disappunto su quello che accade nel paese russo.
però purtroppo è stato impedito ai manifestanti di manifestare, chiedevano soltanto di manifestare sotto i cancelli dell'ambasciata russa, e quindi il gruppo dei manifestanti si è spostato a pochi metri dell'ingresso di via Gaeta che porta poi dopo all'ambasciata russa, e diciamo che è stato inscenato qui un sit-in che ha non completamente bloccato la strada, la via Castro Pretorio, crea diciamo un minimo di disagio. Adesso seguiamo un po' come si evolve la situazione. Ci sono, ripeto, diverse bandiere. Per adesso non ci sono stati atti di violenza, c'è la polizia che cerca comunque di sgomberare questo sit-in, e evidentemente ci permettiamo un nostro commento: anche in Italia insomma si fa qualche fatica a manifestare davanti ad un'ambasciata per protestare pacificamente, perché non si permette alle persone di farla avvicinare, e quindi si arriva poi dopo a queste forme di protesta un po' più estreme, che poi in realtà estreme non sono, in quanto disagi non ne stiamo vedendo, neanche al traffico, è occupata soltanto una corsia di via Castro Pretorio che non è molto lontano dalla stazione Termini, a 200 metri possiamo dire dall'ambasciata russa, dove appunto lo scopo era quello di manifestare tutto il disappunto per non solo per il fermo di Vladimir Luxuria, che ricordiamo a Sochi ieri è stata fermata perché ha sventolato in pubblico una bandiera arcobaleno con su scritto in russo gay e ok, per protestare contro le leggi assurde russe che vietano la propaganda. Loro la chiamano propaganda omosessuale per difendere i minori, ma in realtà sono delle leggi liberticide, omofobe, possiamo dire razziste a sfondo omofobo. C'è la polizia che in questo momento qui... Siamo da sempre un movimento pacifico, chiediamo solo di andare all'ambasciata con la nostra bandiera, non chiediamo altro, ci lasciate andare, la smettete di trattarci come delinquenti, vogliamo andare con la nostra bandiera all'ambasciata russa, ci lasciate andare in pace? Esatto, non vogliamo solo questo chiediamo, è un nostro diritto. Non siamo cattivi, siamo storicamente pacifici, ci lasciate andare? Se in Russia avessero picchiato i poliziotti, noi saremmo stati dalla vostra parte. Imma battaglia, resistenza in tutto il mondo, l'arresto di Vladimir Luxuria, Imma è qui, lei vuole soltanto far vedere questa bandiera a chi ha le mani insanguinate in Russia affinché lo riferisca a Vladimir Putin. Noi gli chiediamo soltanto di farci esibire questa bandiera sotto l'ambasciata russa, non chiediamo niente, perché siamo in un paese democratico, siamo in un paese civile, perché in questo paese c'è democrazia. Dovrebbe essere. Il sindaco, il prefetto, per esibire la situazione. Vogliamo solo mostrare il sindaco che sta già contattando il prefetto. Non ci vuole molto. La manifestazione può essere autorizzata anche se sulla stante, come vedete, l'accordo sull'ordine della sicurezza del comunione, quindi può essere il caso di necessità. Ma è inaudito che io non posso passare anche se l'ambasciata per la bandiera. Abbiamo chiesto due. E rimaniamo seduti, sedetevi! Sedetevi! Non si possono arrestare in protesta, non si possono arrestare in protesta, non si possono arrestare in protesta.
violento, siamo partiti con non violenti. Ma già veniva sotto, sì, ma che sperate di no. Allora possiamo stare qua perché arrivare. Amo, buon compleanno! Grazie! Ah, è vero, auguri! No, basta, no, basta, no, basta, no, basta, no, basta, no, Italia non è la Russia, noi vogliamo solo riporre la Rainbow davanti all'ambasciata russa. Paola sta girando un pezzo. Sì, sta girando. Come, se c'ha voglia di girare. Hai lasciato tutto, non farà tutto. Vuoi, tieni. Paola, ma io... Poi un pezzo da magari qua siamo a Castro Petrolio e ci ha caricati, ci ha preso le cose, l'ho citato a spostare. Dobbiamo solo resistere. Resistenza! Resistenza! Dobbiamo essere all'altezza di Vladimir Ucraina! Abbiamo avuto il coraggio di andare in Russia! Ci posso arrestare in Russia! Incontriamo qui Leonardo. Sì, è fondamentale essere qui per tutti. Noi siamo intervenuti sia con le associazioni, il Mario Mieli, l'Alfeus, Certi Diritti e anche il gruppo antiomofobia. Ci teniamo fondamentalmente a portare la bandiera di fronte alla bandiera dell'ambasciata russa. Non ci è stato permesso fino adesso, nonostante che ovviamente siamo tutti più che pacifici e non abbiamo nessuna intenzione di creare disordine. Però abbiamo trovato delle frizioni, non c'è stato dialogo, non ti offrono un dialogo e ovviamente questo provoca un po' di rabbia, la reazione che potete vedere lì in mezzo a via Castro Pretorio. E speriamo che adesso la situazione si sblocchi e ci permettano di alzare un simbolo di pace davanti a un simbolo evidente di violenza e di guerra inaccettabile, perché è inaccettabile la bandiera russa e tutto ciò che rappresenta in questo momento. Senti Leonardo, tu stavi qui ma ho visto portare via qualcuno, sbaglio? Prego? Ho visto portare via qualcuno o sbaglio? Ma guarda, io non ho visto questo, non l'ho visto onestamente portare via qualcuno. Spero che non sia successo perché non ce n'è proprio bisogno. E spero che ci muoveremo di nuovo verso l'ambasciata perché è lì che dobbiamo stare, è lì che vorrei stare anche io onestamente. Grazie Leonardo. A voi. No, ma ci ho serato. Qua vado a finare gli appartamenti. Stanno a rubare le macchine sotto l'ambasciata russa. Siamo una popolazione negata, perdete tempo qua, noi siamo trasparenti, tranquilli. Dobbiamo tornare all'ambasciata, dobbiamo dare ha ripreso tutto prima di tutte queste cose diaboliche. No, la bandiera però te l'ho fatta vedere bene, sì, no, dai, ci tengo, sgoltoliamo, guarda, così. Ok. Lì che c'è scritto? C'è una. Eccola qua. Ah, DGP. DGP di gay. Project. Che vorrebbe dire di che sei gay in progetto. Diamo anche la spiegazione. Ciao Filippo! Ciao gai! Incontriamo il consigliere comunale Peciola, capogruppo di SEL, Consiglio Comunale di Roma. Insomma, la situazione qui è quella che vedete, c'è una rigidità eccessiva per quanto riguarda la gestione della piazza. Noi stiamo chiedendo di autorizzare almeno una manifestazione simbolica davanti all'ambasciata, ma mi sembra che non ci sia la disponibilità. Alla luce di quello che è successo e dell'arresto di Vladimir Lussuria, penso che sia una rigidità incomprensibile, anche perché in Russia c'è una situazione grave di privazione dei diritti fondamentali, per cui manifestazioni come queste dovrebbero essere benvenute e non osteggiate in questi termini. Grazie molto.